Buonasera, benvenuti a questa edizione di Canale 2 Notizie. Come al solito cominciamo subito con la cronaca. Da alcuni giorni, dal 29 luglio scorso, non si hanno più notizie di un uomo di Mazara. Si tratta di Girolamo Basone, 59 anni. A seguito della denuncia di scomparsa fatta dalla sorella, si è svolta una riunione operativa in prefettura di Trapani, coordinata dal prefetto Ricciardi, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di carabinieri, polizia, polizia municipale di Mazara e protezione civile. L'uomo è nato il 4 ottobre 60, celibe, alto 1,65 m, è un ex dipendente comunale, residente nella via Carlo Collodi Lorenzini di Mazara. Il prefetto, forze dell'ordine e familiari rivolgono un invito, nel caso di avvistamento dell'uomo, a segnalarlo immediatamente rivolgendosi a carabinieri, polizia o polizia municipale di Mazara. La foto che vedete appunto è quella dell'uomo scomparso. Nella giornata di ieri, nel corso della nottata, i carabinieri della stazione di Borgo Annunziata di Trapani hanno tratto in arresto per il reato di evasione Mirko Alvaro, di 24 anni, censurato. L'uomo è in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito dell'arresto per droga avvenuto il 22 giugno scorso in zona Fontanelle a Trapani. Si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo successivamente rintracciato in via Nicolò Rodolico. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di ieri. All'uomo sono stati riconfermati gli arresti domiciliari. Durante lo scorso fine settimana, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, la Guardia Costiera di Marsala ha restituito alla libera fruizione dei cittadini un ampio tratto di spiaggia libera in contrada San Teodoro nel comune di Marsala, occupato indebitamente con attrezzature balneari non autorizzate. L'azione dei militari, che scaturisce da attività investigative e appostamenti in incognito, ha portato a sequestro delle attrezzature balneari, circa 90 tra lettini e ombrelloni. L'operazione ha permesso di restituire alla collettività ben 400 metri quadrati di spiaggia libera occupata abusivamente, tenuto conto del divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari, del preposizionamento sull'arenile di ombrelloni, sdraio e lettini a inizio giornata e in assenza dei singoli fruitori a cui fornirli a noleggio. Oltre a ostacolare il libero accesso dei cittadini a spazi pubblici, l'occupazione irregolare con ombrelloni e lettini genera un indebito profitto per gli occupanti, un mancato introito per l'erario e una distorsione della concorrenza verso tutti quei gestori rispettosi delle norme che versano correttamente i relativi canoni demaniali. Il 13 agosto prossimo saranno 40 anni dall'omicidio di Vito Lipari, ex sindaco di Castelvetrano. Sul luogo dell'omicidio, presso la Stele del Ricordo, sarà celebrata una piccola cerimonia assolutamente informale per ricordare a 40 anni di distanza un uomo che per tutta la sua vita, seppure breve, cercò di fare qualcosa per i suoi simili e per la città di Castelvetrano. Ricordiamo, Vito Lipari fu ucciso a circa 3 km da Castelvetrano, mentre dalla sua casa di villeggiatura si recava come ogni giorno a svolgere il suo dovere di sindaco. Però quel giorno non arrivò mai nel suo ufficio perché venne barbaramente trucidato dalla famiglia mafiosa stragista di Castelvetrano. L'intenzione degli organizzatori è completare quel viaggio a fine cerimonia a piedi. Saranno completati appunto quei pochi chilometri che separano il luogo dove Vito Lipari fu orrendamente fermato fino a piazza Umberto I, luogo dove allora era l'ufficio del sindaco. E parliamo adesso, torniamo a parlare di coronavirus, dato l'incremento in Sicilia, Sicilia che addirittura ha superato come casi la Lombardia. Per quanto riguarda la provincia di Trapani, sono 6 i casi registrati, ce n'è quindi uno in più. I casi sono uno a Partanna, 2 a Marsala, 1 a Mazara del Vallo e 2 a Alcamo. Naturalmente i pazienti in isolamento in questo momento obbligato sono 5, mentre c'è un ricoverato presso l'ospedale Cervello di Trapani. In totale, in provincia di Trapani, fino a questo momento sono stati effettuati 20.597 tamponi.
E sempre per quanto riguarda l'ASP di Trapani, saranno corrisposte a settembre le somme relative alle indennità maturate a dicembre 2019 dal personale del comparto. Lo comunica con una nota la direzione strategica aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Le somme sono state poste in pagamento, si legge nella nota, e trovano capienza nel fondo ex articolo 80 del CCNI, fondo condizioni di lavoro e incarichi. A questo proposito, puntualizza la nota, l'amministrazione ha già avviato un percorso di sensibilizzazione di tutti i centri di responsabilità aziendali sul corretto uso delle risorse, provvedendo con diverse disposizioni emanate già ad ottobre ad assegnare formalmente un budget destinato al trattamento accessorio di tutto il personale. La nota sottolinea inoltre che l'articolo consente espressamente, quale materia della contrazione integrativa aziendale, il trasferimento di risorse dal fondo premialità e fasce al fondo condizioni di lavoro e incarichi, assodando il principio di permeabilità tra i fondi dello stesso comparto, quale possibile e dunque legittimo rimedio da utilizzare per tali evenienze. Parliamo adesso del Consiglio Comunale di Marsala, che ieri si è riunito per quasi 3 ore di seduta, erano 20 presenti all'appello, e il Consiglio ha approvato il regolamento per la cessione di cubatura e per il trasferimento delle volumetrie. La delibera proposta dalla Giunta è stata illustrata dall'assessore Rino Passalacqua, mentre l'architetto Stefano Pipitone si è soffermato sugli emendamenti, che erano in totale 11 e sono stati predisposti dal Presidente Enzo Sturiano, che ne ha dato lettura in aula. Si è quindi aperto un dibattito sul contenuto degli emendamenti, tutti con parere tecnico favorevole, e che riguardavano alcuni articoli del regolamento. Sono diversi i consiglieri che sono intervenuti, ancora il Presidente Sturiano, tra l'altro l'assessore Passalacqua e l'architetto Pipitone. Concluso il dibattito si è passati alla votazione dei singoli emendamenti, tutti approvati a maggioranza, quindi è stato esitato favorevolmente il regolamento cubatura e volumetria così come emendato. L'Aula tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 agosto, alle 10.30. E in riferimento al decreto assessoriale che disciplina la materia della panificazione in Sicilia, i panificatori di Marsala comunicano al sindaco di Girolamo che resteranno chiusi sabato 15 agosto, mentre resteranno aperti domenica 16 agosto, in quanto il decreto non prevede 2 giorni di chiusura consecutivi, cioè sabato e domenica. Sarà cura dei panificatori marsalesi avvisare la loro clientela. I consiglieri comunali di Mazara, Pietro Marino, Antonio Culicchia, Enza Chirco e Ilenia Quinci del gruppo Via, con effetto immediato rassegnano le proprie dimissioni e chiedono l'azzeramento delle commissioni consigliari permanenti, in quanto non viene rispettato il principio di proporzionalità dei gruppi presenti in consiglio comunale. Marino Pietro faceva parte della prima commissione, Antonio Culicchia sempre della prima, Enza Chirco della seconda e terza commissione, Ilenia Quinci della seconda commissione. E sempre a Mazara, al fine di fronteggiare l'emergenza idrica, il dirigente del settore servizi alla città e imprese, ingegnere Giuseppe Asaro, rende noto che da oggi sono stati assunti tramite agenzia interinale 2 autisti per la durata di 1 mese che provvederanno a soddisfare le richieste di acqua dei cittadini mediante autobotti comunali, con gli orari che vanno da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 e sabato dalle 8 alle 14. Il potenziamento del servizio comunale autobotti segue di alcuni giorni una determinazione dirigenziale con la quale è stato affidato per un importo di 7.500 euro il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte privata alla ditta Autotrasporti Bianco di Mazara. Verrà eseguito il 18 agosto con inizio alle 23 il secondo intervento di disinfestazione a Petrosino in via Gioberti e in via Garibaldi, dopo quello eseguito a fine luglio. Lo rende noto l'ufficio tecnico comunale. Si consiglia, in via del tutto precauzionale, di non sostare nelle aree oggetto di trattamento durante le fasi di intervento e nelle ore successive, chiudere le finestre e ritirare l'eventuale biancheria. È stato ritrovato e consegnato il quadro raffigurante la Madonna Addolorata che da anni si trova sull'altarino di via Valeria a Mazara, rubato sabato scorso da ignoti. Questa mattina i signori Filippo Crimi e Giuseppe Triolo, che da anni si prendono cura dell'opera d'arte, hanno portato a Palazzo di Città il quadro rinvenuto in prossimità della ferrovia che costeggia via Armando Diaz. Voglio manifestare, dice il sindaco, il mio personale ringraziamento ai signori Crimi e Triolo per la sensibilità dimostrata e per il contributo dato a tutti
tutela del patrimonio artistico. Proseguono gli accertamenti al fine di poter individuare gli autori che hanno commesso il reato. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Di Bianco Market ad agosto svendiamo tutto. Salvapiedi con silicone Fustenberg 3 paia 3,90 euro. Telomare Futà Ocean Pacific 4,90 euro. Coprisedie 4 punti 6 pezzi 9,90 euro. Telomare Disney Caleffi 6,90 euro. Telomare Givova Coveri 9,90 euro. Telomare Praia 90x180 4,90 euro. Pigiama uomo donna corto in cotone frutta Antonio Basile, You and Me, 4,90 euro. Trapuntino matrimoniale con pizzo, 9,90 euro. Bianco Market, aperti anche il lunedì mattina. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in via degli Archi 70 a Mazzara del Vallo. Avete un problema con la vostra auto? Autofficina Meccatronica di Giuseppe Bottiglia. Vi risolve ogni tipologia di problema, si eseguono diversi servizi con personale altamente qualificato, servizio tagliando auto e manutenzione veicoli, cambio gomme con le migliori marche per l'esigenza della vostra auto, ricarica gas per aria condizionata, troverete il nuovo gas R1234 JF, manutenzione per auto con cambio automatico eseguito con macchinario per lavacambio, diagnosi con attrezzatura di ultima generazione ed infine un servizio soccorso stradale H24 per un qualsiasi vostro problema. Troverete inoltre il ricambio originale di tutte le marche, migliori lubrificanti specifici per ogni marca di auto. Cortesia, competitività e trasparenza nei lavori fanno la distinzione dell'officina. L'autofficina Meccatronica di Giuseppe Bottiglia si trova in contrada fuori di Gesù 517, dietro l'ufficio postale Strasatte. Noi di Bianco Market ad agosto svendiamo tutto. Coppia spugna asciugamano più ospite Love and Me 2,90 euro. Coppia federe trapuntate 2,90 euro. Tris spugna hotel Liabel 9,90 euro. Copriforno più coprifornello 4,90 euro. Tris bagno, telo asciugamano e ospite 6,90 euro. Si effettuano forniture alberghiere. Vasto assortimento di spugne e tovagliato per ristoranti. Reparto materassi e reti con doghe a partire da 69 euro con consegna gratuita. Bianco Market, aperti anche il lunedì mattina. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione ha ottenuto da parte dell'unità operativa reti dell'e-distribuzione di Castelvetrano Alcamo dell'Enel l'autorizzazione per la realizzazione di un murale rappresentante Peppino Impastato sulle pareti della cabina elettrica situata all'ingresso della strada provinciale di collegamento con le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola che versava in condizioni di fatiscenza e che a partire dal 2013 negli anni era stata in diverse occasioni deturpata con scritte sui muri, alcune delle quali inneggiavano al fenomeno
mafioso, assurgendo negativamente agli onori della cronaca e veicolando messaggi certamente non edificanti per la comunità di Campobello. Iniziativa è stata accolta positivamente sia dalla società di distribuzione elettrica, che in poco tempo ha riqualificato la struttura realizzando le opere di ristrutturazione e di messa in sicurezza della cabina, sia dall'architetto Mariangela Iovino, docente del liceo artistico di Mazara, che già aveva collaborato con l'amministrazione comunale curando insieme a un gruppo di giovani artisti e alcuni bambini torrettesi le opere di abbellimento dei pannelli di protezione New Jersey collocati nel 2018 a Tre Fontane e a Torretta Granitola. Ed è tutto per oggi, vi ringrazio per la cortese attenzione, a voi tutti, buonasera.